Bella ragazzi, sono Rossi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. 402esimo episodio. Mamma mia ragazzi, c'è la mega seriona. Io qua mi sa che è ufficiale. Nessuno avrà il coraggio di superare la mia serie di Skyrim. E ci metto la mano sul fuoco. Io adesso, io proprio, io sfido chiunque, anche con la Gold Edition di Skyrim, cioè Skyrim remasterizzato anche, di fare più di 400 episodi. Proprio, questa è una sfida aperta proprio. A chiunque, ovviamente. Vabbè, ovviamente sto scherzando. Allora, qui abbiamo parecchie cose da fare. Allora, le ultime missioni che ci hanno fatto è conquistare una casa Windhelm, che non so se la faremo adesso o più avanti, e dobbiamo trovare il flauto di Pantea. Scusa, ma noi il flauto ce lo dovremmo già avere. Ah, giusto, l'artiglio demono dobbiamo mettere. È questo qui. Questo qua. E sì, comunque è lì nella cosa dei bardi, comunque. Allora, ritorniamo no nuovamente qui dentro. Se mi sono completamente scordato dell'artiglio d'ebano. Mettiamolo dentro alla cassaforte. Poi ne manca anche. Cioè, poi ne manca uno, quello d'oro, comunque. Vabbè, ma possiamo sempre recuperarlo, poi non è un problema. Cassaforte, se non sbaglio, è qui dentro, sì. Guarda lì, artiglio di diamante, artiglio di drago d'avorio, di corallo, rubino, smeraldo, zaffiro, artiglio di ferro, artiglio di vetro. Abbiamo un candeliere, ale, la forchetta di Balbus, e poi altre robe. Ah, giusto, una cosa di cosa rotta. Occhio destro del Falmer e altre robe. Un rotolo di carta che non so perché è lì. Un tappo. Zaffiro, zaffiro perfetto. E qui tutti gli amuleti. E abbiamo anche un diadema dell'intellettuale. No, non stavo pensando se posso distruggere questo oggetto per vedere, però non lo so, eh. Possiamo provare. Ebano, ok, l'abbiamo messo via. Questo non possiamo metterlo via perché fa parte della missione. E basta. Anzi, prendiamo questo, vediamo. Giù, 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 giù. Prendi questo. Ole. Jol, dove vai? Torna immediatamente giù. Però non lo so, eh. Però questa cosa comunque è utile, che possiamo utilizzare meno magica. Disincanta, possiamo? Mi sa proprio di no. Infatti non possiamo. Na, 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 na. Un anello, no. Quindi no, non possiamo farlo. Anzi, mettiamo a terra. Perché questo manichino si continua a buggare? A parte anche questa parete. Guarda, guarda, guarda. Guarda, ammira, ammira. Scusa, adesso mi viene un dubbio però. Non è che magari dietro a questa parete. Allora, secondo me qua dietro c'è un'altra colonna. Perché. Cioè, guarda. Secondo me c'è un'altra colonna qua. Cioè, che tipo si è intersecato tutto male. Ma cosa bella che qua dietro praticamente c'è. Vedi? C'è il muro, diciamo, pulito. Ma qui, guarda qua. Ora non so se è un problema solo mio, ma non penso, eh. Perché questo praticamente è un. È. Praticamente quando un modello 3D viene posizionato dentro a un altro modello 3D e succede questo. Guarda, guarda, guarda.
qui sicuramente c'è un modello 3D praticamente che è stato infilato dentro il muro. Non so se per sbaglio, ma sicuramente se lo hanno fatto apposta si sono dimenticati di toglierlo. Vabbè. Comunque, tutto questo per togliere. Aspetta, ma che è? Scusa. Al vestiario. Diadema, ma posso metterlo qui? Teoricamente sì. Il diadema. No, non posso. Ma cosa stai dicendo? È troppo pesante. Anche i man. Aspetta. Tu mi stai dicendo che anche i manichini hanno un peso? Beh, in realtà sì, ne ha di roba. Però dico cazzo, è un manichino. Vabbè. Quindi anche i manichini sono pensati come a delle persone, hanno un peso. E niente, le rimetteremo qua. Che cosa vuoi che ti dica? Varie no. Ecco, e qua però sì. Ma però la cosa strana, no? Che le casse, cioè casse, bauli, il cassaforte, anche i comodini, tutto lì non hanno un peso, ok? Anzi no, secondo me il peso ce l'hanno, ma tipo è un tipo 999 miliardi. Ora non lo so, ma secondo me anche i bauli hanno un peso. Aspetta, adesso vado qua dei banni per chiedere, perché noi comunque il coso ce l'abbiamo. Aspetta, proviamo a. Ecco, a tenere solo questo. E infatti, non ci dice niente perché dobbiamo È parlare. stato un onore esibirmi al palazzo di Un altro volto Westeros. mio. Perfino Io vengo da Elgen. Amber. Mi adorava. Ho perso il conto di tutte le persone che avevo. Ah, giusto, questa qui è la cosa della strega. Ora. Ma sarà qua dentro? Vediamo. Dovrebbe essere qui nell'Accademia dei Bardi. Tipo quella che ha perso il flauto. Ora, dove si trova quella che ha perso il flauto? Sei tu? O Pensarci mi rende molto triste. tu? Lady, in pochi possono resistere No. ai miei incanti. Tu? E non sei di queste parti, vero? Il bardo Ti più do il giovane benvenuto dell'Accademia all'Accademia dei dei Bardi. Bardi. Ma Sono nessuno? Lady, sei musicale. Perché sei triste? Oh, scusa, a volte mi perdo nei miei pensieri. Stavo solo pensando all'aiuto di Finn. Oltre un anno fa, dei ladri sono penetrati nell'Accademia e hanno portato via molti oggetti preziosi, per lo più d'oro ed argento. Però hanno rubato anche il liuto di Finn. Abbiamo appena scoperto dove sono fuggiti i banditi e spero che prima o poi riavrò quel liuto. Perché il liuto di Finn è così importante? Finn è stato il bardo che ha inventato il liuto a 8 tasti, comunemente utilizzato oggi. Finché non ha scoperto come posizionare i nuovi tasti, i bardi utilizzavano solo liuti a 6 tasti. Il liuto che hanno rubato è quello creato da Finn a 8 tasti. Secondo me nemmeno si sono resi conto del suo valore. Abbiamo finito? Bene. Scusa, ma io ce l'ho già. Sentiamo. Trova, ma ce l'abbiamo già noi. Serve qualcosa? In queste parti io e te siamo gli unici a non essere Rini di pazzi del Sorrento. mondo. L'hanno trovato. Le L'hanno canzoni che trovato. accompagnino. Che cosa hanno trovato? Il tamburo di Rion. Nessuno sa dove sia finito. Dove possa trovarsi il suo tamburo. Aldir era l'anello Ora mi maggiore. strozzo. Rion deve essere entrato nel tumulo di Aldir di nascosto. E probabilmente è morto lì dentro. Ora mi serve solo qualcuno disposto a recuperare quel tamburo. Aspetta, potresti occupartene tu. Chissà Porta il perché. tamburo. Perché vuoi quel tamburo in particolare? Stai scherzando, vero Rion? Si tratta solo del più famoso tamburino da battaglia della seconda era. Famoso tra i bardi, almeno. Quel tamburo ha preso parte a una mezza dozzina di battaglie memorabili. È un manufatto dal valore inestimabile. Rion era sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare.
Pare stesse scrivendo un'opera su Algir. Questa era la prova che mancava. Credo che dovrei tornare alle mie carte. Lady Etia dice che la mia voce è seconda solo alla sua. Però secondo me le cose... Non sei di queste parti, vero? Proviamo a salire. Però mi sa che non c'è nessuno qua sopra. Qui dovrebbero esserci i letti. No, c'è questo. Vabbè, dove è la cosa delle riunioni. Fammi star zitto, perché sì, però è una cosa che è successa veramente alle, cioè alla sala delle riunioni, guarda, cose che non si vedrebbero mai. No, questo è il cuoco. Di qua dove si va? Ah, ma sono tutti letti questi. Cioè, qui dormono? Ma che tristezza. Aspetta. Ah, ma che è? Una porta? No, Mjol. Porca troia. Che mi blocca il percorso sempre. Ma chi è? Boh, gente che parla a random. Proviamo... Flauto, liuto. Ti do il benvenuto a Solitude, la casa delle arti qui a Skyrim. In pochi possono resistere ai miei incanti. E meno ancora ne sono degni. Ma tu lo sei consapevole? Ah, ecco. Non capisco perché Yorn voglia arruolare. Ok, niente, lascia stare. Perché ci sono lì di cose qua a terra? Davvero felice che tu abbia fatto ritorno dalla tomba. Il bardo più giovane dell'Accademia di Bardo. No, tu non vuoi niente? Non mi mischio in questioni politiche. Allora, abbiamo un liuto, però non... Boh, non ci dice niente. Quindi dobbiamo recuperare il flauto, il liuto e il tamburo. Ascolta, andiamo direttamente di qua. Ma dove? Che non capisco. Ma sono tutti qua dentro? Il liuto. No, questo è il liuto. Qui è vacca boia. Questo è il tamburo. Aspetta, non è che forse dobbiamo... Vabbè, andiamo a prendere il tamburo prima. Non è che dobbiamo recuperare tutti gli oggetti e poi andare a consegnarli? Potrebbe essere. Abbiamo già ottenuto il flauto, quindi ci manca il liuto e il tamburo. Adesso andiamo a prendere il tamburo. Poi andiamo a prendere quello. E poi... dovrebbe togliere finalmente questo flauto, perché io non ce la sto facendo più a tenere questi oggetti di missioni, che poi oggetti di missioni, e si sta... no, stavo per dire, perché si sta impiegando un po' troppo per caricare. Che è quella roba là? Aspetta, no, io non mi fido. Peli di East Revenant. Forma etera. Questo filo, mannaggia la vacca, non sta mai fermo. Sì, il filo delle cuffie. Che ogni volta scivola. Dà un fastidio. Scusa, ma sta roba che è? Rain? Ma che è questo? Non ho capito. Ma fa male? Sbaglio o perdo vita? Non capisco. Forse sì. No, non è vero. Comunque qua non posso interagire con...
Aspetta, fammi vedere se qua c'è qualcosa. Penso di sì, quindi. Tac. No, non l'ha preso. Tac. Prendi. Ok, no, non è niente di che. Ok, abbiamo la chiave. Ma quindi qui non ci siamo mai stati, quindi. Stranissima sta cosa. Adesso voglio. Oh, oh. Oh, oh, oh sì. Cazzo. Vabbè. Vabbè, sì, essendo fantasmi, cioè, come fanno a congelarci? C'hai pure ragione. E basta. Poi mi sa che non ci. Vediamo. No, mi sa che non c'è niente qua sotto. No, assolutamente niente. Quindi. Vabbè, di qua. L'unica strada. Ma ritornatene a dormire. Chi è questo? Oh, questi. Ectoplasma. Mai. Queste cose le prendiamo. Aspetta, prima di andare per di là. A parte che secondo me è indifferente la zona dove andiamo. Ancora? Ah, ma è stata Bjol questa volta. Ah, quello pulsante. Bjol, basta. Porca miseria. Un attimo, signore di Dremora. Bam. Sento odore di debolezza. Ma dove è andato? Ah, è là. No, solo per vedere. Ardua. Ardua. E basta. Ma no, perché ho visto quello con un colpo, quindi un po' il dubbio mi è venuto. Però no, ardua. Che tra l'altro c'è, cioè, più di ardua non si può. Un altro evoca Draugr. Allora aspetta, Mjol, che te lo do a te, che così dopo vendiamo tutto. Non c'è problema. Allora, libri. Guarda qua, attenta al macellaio. Un altro tomo. Questo tomo, vabbè, ce l'abbiamo già, quindi lo andiamo a vendere. Salve. Ora, signore di Dremora, io. E infatti, guarda. No, ma ti. No, ma ti resetto così almeno. Olè. Cioè, ma è. Scusa, ma è già morto così? Va bene. Ma sbaglio, sei più alto di me? Ma sei più alto di me? Ma chi è sta storia? Ah, forse perché si è un elfo oscuro. Un elfo oscuro, quindi sarà per quello. Che è più alto. Ecco, come faccio a passare per di qua? Ci sarà una leva da premere o qualcosa. Cioè, c'è proprio una. Nascosto bene, eh? Ecco, è morto il Daedra. Oh, che palle, ma. Sì, qua non ci sono questi simboli qua. Vabbè, teoricamente. E se qua dice balena balena, qui c'è da mettere balena.
Chi è? Ma che ha fatto il giro? Uno, vabbè, e due. Allora andiamo a prendere serpente, serpente, serpente. Aquila, aquila. Aquila. E... scusa, ma serve per muovere questo qui, vero? Sì. Però aspetta che ho visto un'altra strada qua. Ok, quindi... non si ha più l'utilizzo della chiave a quanto pare. Solamente. Aspetta, fammi vedere se c'è qualche trappola. No, non vedo nessun cavo, quindi... che palle! Borsa di monete, sacchetto di monete. Andiamo. Aspetta, F5. Una luce misteriosa. Ma qua è bloccato. Ma vattene a letto. Ma io non disturbo nessuno. Là, morto con una scudata. Aia. Ecco. Ti pareva? Mi sono spostato in tempo. Però devo fare il giro perché qua mi sa che... ok, è finito. No, è bloccato. Mjol, porca miseria. È Mjol che spinge, eh. Aspetta. E da qui poi? Però prendo questo. Da qua poi? Si va a prendere qua. Vabbè, ci sono altre cinerarie per qualcos'altro. Qui è bloccato. Qua non si va più da nessuna parte. Fammi vedere la mappa. È qui il tamburo. Quindi da qua. Mjol, ti ammazzo. Di qua. Dovrebbe essere qui. Eccolo. E questo chi è? Ho l'altro knack che mi fa da mano. Ma che master? Ma non eri morto? Aia! Adesso muori. Là! Aspetta, ma c'è qualcos'altro qua. Basta. Fuck. Sì, però fa male, eh. Questo bastone. Bene, Mjol, ora... torna a fare il giro, se ce la fai. Eh no, lei deve fare il giro.
Allora, vediamo qui cos'è. Libro rovinato. Ah, solamente. È qua dentro, guardalo qua. Scasso minore. Elmo a scaglie di drago. Armatura leggera. Guardo se c'è qualcosa qua. Non sembra esserci niente. Cineraria. Libri, 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 libri. Vacca boia, ma tutti i libri qua ci sono. Va bene, allora dobbiamo per forza scendere per di qua. Scusa, ma ne ho presi due. Due bastoni. Jol. Ho una gran voglia di combattere. Non c'è problema. Posso no. portare con me parecchie cose. Porca merda. Tiro queste qua. Tutte. E ti do tutte le frecce, guarda. Tutte le frecce che ho preso. Là. Per il vestiario no, non ho niente. È tutto pronto, andiamo. Andiamo là. Ok, qui siamo all'uscita, quindi possiamo anche andare. Joel, ci sei? Vabbè, quando vorrà venire verrà. Ma penso che adesso si teletrasporta. Stai a vedere. Eccola qua, ci sei? Una gran voglia di combattere. Ok ragazzi, ma direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, ma come lo dire anche la vostra nei commenti, con suggerimenti, consigli e tutto quello che volete. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Bella!